non sei convinto di Bill Gates è convinto di essere uomo di economia e finanza e di fare dei modelli di business più intelligenti degli altri. Capite che è una roba che non è molto simpatica dal punto di vista della comunicazione, parla come Paperino e non si muove tirando fuori gli oggetti. Poi io ho una stima gigantesca anche per un signore come lui che aveva 19 anni quando è diventato e ha pensato di costruire un'industria basata sul software, ma non ha l'appeal che ha Steve Jobs, che non ha solo inventato il computer, ha poi inventato l'iPod, la musica su iTunes, cioè ha dimostrato al mondo di aver fatto la pizza, ha investito i suoi soldi, perché ragionando a posteriore è troppo facile, anch'io avrei investito, anch'io dico, cavolo, se avessi visto il computer che faceva il 3D avrei investito anch'io, adesso, quando dico da massimo temporale di oggi, nell'86 quando Steve Jobs fu licenziato da Apple e si trovò a dover investire i suoi soldi in qualcosa, andò tra le tante cose da George Lucas, lo renderà famoso, e vide queste macchine che erano veramente ai primordi e lui investì su, cioè quello è la cosa, anche io dico, è uscito l'86 il 13 all'8, se l'avesse, cioè, poteva investire 1000 euro, ne avrei avuti 256.000, ma dopo, quando sei lì che devi investire i tuoi soldi in qualcosa in cui nessuno crede, è lì il colpo di genio o di sintesi, capacità di vedere che quello sarebbe stato il futuro. Quindi Steve Jobs, a differenza di Bill Gates, che rimane sempre un grande personaggio, ha dimostrato la sua capacità di sintesi in più campi, nel cinema 3D, nell'animazione vettoriale del cinema, nella musica condivisa su una piattaforma diversa da quella del negozio, col vinile o con la cassetta o con il CD, nella nuova modalità di attività.